Consiglio che darei a un esordiente, quale potrebbe essere? Quello di osservare tanto. Prima di tutto osservare, lo dico spesso qui ai ragazzi, guardatevi intorno, guardate tanti film, leggete tanti fumetti, le opere, oltre alla realtà, no? Oltre il disegno dal vero, oltre a osservare quello che c'è intorno e essere informati su tutto. Avere una bella memoria di cose viste, perché poi dopo quello che uno vede di bello lo filtri e ti torna fuori da solo. A parte che ti facilita, perché te sai, hai bisogno di un'ambientazione, hai bisogno di un personaggio, così ti viene in mente subito dove andarlo a cercare, che film vedere. A parte che da certi bei film si impara quel linguaggio del fumetto, del cinematografico, la regia, insomma. E poi che hai la possibilità dopo di assorbire e di tirare fuori quello che di meglio, quello che ti ha colpito di più, perché tanto non ci inventiamo niente, cioè ci inventiamo, è tutto un digerire quello che qualcun altro ha fatto, perché dalla realtà prendi il massimo che puoi prendere, però cosa c'è di più della realtà? C'è il mondo che già qualcun altro, cioè, visto attraverso gli occhi già di un altro regista, di un altro fumettista, di un autore. E quindi te vedi il mondo con i suoi occhi, è un arricchimento in più, perché quando si dice bisogna mettersi nei panni degli altri, capo, è quello, Te, vedendo un bel film, leggendo un bel fumetto, ti metti nei panni dell'autore e vedi il mondo come l'ha visto lui, e quindi te hai vissuto, vedi la tua vita, ma vivi anche un po' di quella dell'altro, e quindi come autore ti cresci per forza, cresci quando metti fuori qualcosa di tuo, ti diranno, ma questo l'hai preso da lì, quello l'hai preso da là, può darsi, ti può dire che non sia una copia bella e buona, però se, i riferimenti ci sono sempre, e ci devono essere. Poi, male che vada, dice, ho fatto un omaggio. Capito? Un consiglio da dare a un esordiente, dal mio punto di vista, considerando il panorama attuale di quella che è la gioventù che si espone a questo nuovo mercato, è quella di fare un lavoro duro. Voglio dire che oggi ci sono tanti, almeno dal mio punto di vista, tanti aspiranti disegnatori. Però sono talmente tanti che oggi bisogna fare la differenza, e la differenza non è cercare, secondo me, le scappatoie, cercare il modo facile per raggiungere chissà qualche obiettivo, perché non esiste in realtà, almeno in base alla mia esperienza. Invece il duro lavoro paga sempre, perché ti arricchisce, ti fa crescere, ti rende particolare e sicuramente ti fa notare. Allora, io a un esordiente consiglierei, penso, quello che dicono tutti, la prima cosa è la pratica. Quindi esercitarsi tanto a disegnare, disegnare davvero, inchiostrare, copiare autori che piacciono, sia per imparare, sia per renderli propri e poi reinterpretarli. E poi niente, avere tanta pazienza perché con questo lavoro i risultati molto spesso non si vedono subito e soprattutto perseveranza perché un esordiente si vede tante volte chiusa la porta in faccia, però se veramente lo si vuole fare questo lavoro non bisogna mollare. Un consiglio per gli esordienti è banalmente quello di applicarsi, di guardare sicuramente i maestri, ma mi viene da consigliare banalmente quello che ha funzionato per me, che è venire alla Scuola Romana dei Fumetti, quindi io tendo a consigliarla questa cosa, perché per me ha cambiato tutto, insomma.